Ciao ragazze, velocissimo video dei preferiti del periodo. Come sapete non lo giro molto spesso, lo faccio di tanto in tanto perché provando tanti prodotti è difficile che io utilizzi lo stesso prodotto magari per un mese di fila, quindi non riesco mai comunque a scegliere o faccio fatica a scegliere tra i vari prodotti che utilizzo. Ultimamente però ci sono alcuni prodotti, pochi, perché comunque appunto cambiandone tutti i giorni sono pochi quelli che utilizzo un po' di più. Ci sono alcuni prodotti che mi sono piaciuti tanto e che sto utilizzando tanto, quindi ho detto perché no, gli faccio un brevissimo preferiti del periodo, così rendo partecipi anche voi del fatto che questi prodotti sono veramente validi e che mi piacciono un botto. Guardavo la luce che non riesco a capire se è ok o no, vabbè, ce la facciamo andare bene. Non fate caso ai capelli, per chi di voi ha visto il tutorial precedente, devo ancora aggiustarli, sono sveglia da poco e non ho avuto ancora tempo di fare la frangia, metterli in piega eccetera, quindi ascoltate, non guardate, ascoltate. Ma iniziamo subito, i preferiti del periodo. Allora, il preferito numero uno di questo periodo è l'I Love Extreme edizione 2013, ovvero quello nuovo, di cui ne ho sentito parlare maluccio su YouTube, cosa che mi lascia alquanto perplessa, perché io mi ci trovo da Dio. Per chi di voi ancora non lo conoscesse, è un mascara con lo scovolino siliconico a denti piccini. Il risultato sulle ciglia è questo, ora non so se riuscite a vedere bene, comunque l'ho messo poco fa e lo trovo strepitoso. Per me è spettacolare, non fa grumi, non si secca, non si sbriciola magari durante il giorno, mi tira bene sulle ciglia, magari non le fa foltissime, però le allunga molto e gli dà una bella forma, quindi per me è ottimo. Ma andiamo avanti velocemente, così non sto a perdere tempo in chiacchiere inutili. Base per ombretto. La base per ombretto che sto utilizzando di più in questo periodo è la Too Faced Shadow Insurance. Ebbene sì, io ovviamente non l'ho presa full size, ma ho una mini size perché mi era uscita insieme alla palette The Return of Sexy. Quindi l'ho provata per caso grazie a quella palette e devo dire che mi piace tanto. È molto soffice e quando la si dà si asciuga bene, non sta delle ore appiccicaticcia, non mi rimane l'occhio unto, quindi assolutamente un'ottima base. Non ho idea di quanto costi comprarla in full size, sicuramente un botto, però ne vale la pena, anche perché ne basta veramente pochissima. Andiamo avanti con il prossimo prodotto che mi piace veramente tanto, è un nuovo rossetto della Pupa, della nuova linea, come cazzarola si chiamano, i Miss Pupa se non sbaglio. Questo è il numero, ve lo dico subito, 305, sì, 305, il colore è questo fucsia sfavillante, splendido. È abbastanza sheer come rossetto, nel senso che rimane comunque lucido quasi quanto un gloss, molto molto morbido, però è molto colorato, molto scrivente, quindi ve lo faccio vedere sulla mano, il colore è questo, ha pure un ottimo profumo, quindi veramente le ha tutte, è bellissimo, mi piace tanto. Tra i prodotti della nuova linea estiva devo dire che questo è quello che mi piaceva di più nello stand, infatti l'ho preso immediatamente. Andiamo avanti con un altro rossetto, questo qua è della nuova linea di Kiko, penso sia nuova la linea perché io non l'avevo ancora vista, comunque è tutta quella linea di rossetti che ora hanno nello stand vicino appunto alla nuova collezione, che vengono 3,90 l'uno. Questo qua è il numero 912. La cieca di Sorrento sembro, ed è un color fragola stupendo, questo veramente è stupendo, mi piace da matti, ve lo swatcho vicino a quello di Pupa ed è veramente bello, molto morbido sulle labbra, molto cremoso, non secca, dura abbastanza, non si sbavuzza, quindi veramente veramente un bel colore. Buon odore anche questo e un ottimo rossetto, e poi per la cifra
Quello di Pupa costa 9,50 o 10,50, ora non mi ricordo più. Questo viene 3,90. Andiamo avanti con un altro prodottino, ve l'ho fatto vedere poco fa nel tutorial. Questa è la cipria Oz The Great Powerful di Essence, la numero 01. Come dicevo anche nel tutorial, viene venduta come highlighter. Arrivato un messaggio. Viene venduta come highlighter anche perché proprio sulla descrizione del prodotto c'è scritto highlighter powder, e invece poi alla fine non è così shimmer, nel senso che Brillantini ce n'aveva tre in croce e è molto bella perché opacizza parecchio. Ora ve la faccio vedere così anche se non so quanto si veda. Opacizza parecchio e appunto dà un colore uniforme e matte al viso, quindi assolutamente un ottimo, ottimo prodotto. Purtroppo edizione limitata, quindi per chi ha la fortuna di trovarla ancora in giro, correte a prenderla. Insieme a questo prodotto, un altro prodotto che sto utilizzando tantissimo, accoppiato a questo pennellino, è il blush numero 12 di H&M, del quale ormai vi ho fatto due balls così, e io lo do appunto con questo pennello di Kiko della linea Lavish Oriental. Assolutamente un bellissimo blush, molto scrivente, molto duraturo, di un bel color pesca opaco. Provo a sguociarlo sulla mano sotto ai rossetti in modo da farvelo vedere. È questo qui, veramente veramente un bel colore duraturo. Devo dire che blush come quelli di H&M ne ho provati pochi, nel senso che sono quelli che comunque alla fine mi durano di più sul viso e mi piacciono di più come effetto. Ottimi, ottimi davvero, e costano pochissimo perché vengono 4,90 euro l'uno. Andiamo avanti con l'ultimo prodotto che vi ho ormai anche di questo fatto due balls così, quindi ne parlo veramente in breve. La matita per sopracciglia di Collistar, che ormai credo sia la mia preferita da 4 anni, è la preferita di sempre. Numero 04 Mocha come colore, ottima, ottima durata, ottima scrivenza, ottima mina, né troppo dura né troppo morbida, lascia un bel tratto, ha la fortuna di avere dall'altro lato il pennellino angolato che potete utilizzare per andare ad aggiustare ancora meglio le sopracciglia. Io spesso prendo il correttore in stick con questo e vado a appunto aggiustare il sopracciglio, dare un punto di illuminante sotto l'arcata, quindi assolutamente una matita ottima. Per quanto riguarda il prezzo, dipende dalle profumerie, nel senso che la profumeria nella quale l'ho pagata di più è Limoni, che la mette intorno ai 14,50 euro se non sbaglio, mentre la profumeria nella quale l'ho pagata di meno è Marionneau e Beccaris, sono le due profumerie in cui l'ho pagata meno, perché l'ho pagata intorno agli 11 euro, 10-11 euro. Quindi vedete un pochino voi dove la trovate a meno. Io ora la devo riacquistare perché come vedete è di nuovo agli sgoccioli, quindi in settimana andrò assolutamente a prenderla perché sennò io rimango senza sopracciglia ed è un macello. Ok, a questo punto direi che la mia carrellata di prodotti preferiti del periodo, direi ormai di aprile, anche se è finito perché oggi è maggio, comunque il periodo di aprile è questo. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi dato magari qualche spunto per qualche nuovo acquisto. Per qualsiasi cosa vogliate dirmi, vogliate chiedermi, lasciate tranquillamente un commentino qua sotto, io vi lascio il link alla fanpage nell'info box, e nulla, vi mando un bacione gigantesco, buon primo maggio a tutti, ciao ragazze!